Il decalogo dei diritti e dei doveri del critico, terzo comandamento. Il diritto di sporcarsi le mani, di mettersi alla prova nelle diverse professioni del teatro, di avere amici e amanti in scena o dietro le quinte. Ma il dovere di non recensire spettacoli in cui si è coinvolti a vario titolo, se ci sono in scena appunto amici, parenti, amanti, se si è tradotto il testo, se il proprio lavoro si è spostato in settori contigui, come direzione o lavoro nei festival, ufficio stampa, organizzazione o distribuzione.